Giancarlo Magalli torna per la prima volta in TV dopo anni di assenza dalle telecamere. Irriconoscibile e provato, presenta le sue due figlie e parla della sua malattia. Ospite del programma Verissimo di Canale 5, il presentatore è apparso decisamente irriconoscibile e visibilmente dimagrito e sceglie proprio la Mediaset per raccontare della sua malattia e del lungo percorso per combatterla. Aveva annunciato proprio su Facebook la sua presenza nella trasmissione di Silvia Toffanin per raccontare assieme alle sue due figlie del delicato momento attraversato. Magalli racconta nel dettaglio quanto gli è accaduto. Il primo campanello d'allarme è un dolore alla milza, un malore a cui però darà poca importanza. Poi la doccia ghiacciata, un linfoma vicino alla milza. Se non si cura, avrà 2 mesi di vita, hanno detto i medici alle figlie. Si è così sottoposto ad un percorso di chemioterapia e fortunatamente, come annunciato nel suo post su Facebook, è finita bene. Ma il percorso per il conduttore non è stato facile. Magalli racconta di essere persino stato legato al letto perché per via dell'infezione aveva allucinazioni e faceva cose che non avrebbe dovuto fare. Per questo al suo capezzale si sono alternate tutte le persone care della sua vita. A turno ogni sera aveva una figlia, la prima moglie, la seconda moglie, tutte persone che mi sono sempre state care e che ora lo sono ancora di più. Adesso non ce l'ho più, sono guarito e ho ripreso le mie attività normali, dichiara. In quanto alla RAI, aspetto che si facciano vivi. Ci lavoro da più di 50 anni. Tempo fa dissi che la riconoscenza non era proprio il forte della RAI. Era vero. Ho scritto a Coletta, il nostro direttore, tanto per fargli sapere che ero vivo e vegeto, nella speranza che si riesca a ricostruire qualcosa. Infine ironizza, gli converrebbe, tutti i programmi che ho lasciato con la malattia e che hanno dato a qualcun altro sono andati così così. Chissà se lo rivedremo in Rai o la sua prima apparizione in Mediaset voglia dire qualcosa.